Secondo me il sesso è un po' troppo mitizzato ultimamente. Ho capito benissimo. Non trombate. Se per caso cadesse in Giulia! Amore mio! Salve! Che bello rivederti! Ah, lui è mio marito. Giulia mi ha davvero tanto parlato di te. E di te invece so pochissimo. Ah, ma ecco chi sei! Max Lamberti, il porno divo! Simone, per caso... Oh, scusate, scusi signorina. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Niente, papà, è un regalo di Max. Max, apri! Tu chi sei? Sono collega di Max e mi ospita anche. Bene, è diventato un bed and breakfast. Mi sa che non gli sto simpatico. Posso darti un consiglio? Fattelo amico e già che ci sei, chiedigli pure qualche dritta. Per fare funzionare bene un matrimonio, la regola è una sola. Fare l'amore, tanto e bene. Eh no, non andare avanti veloce, tanto finisce subito. Beh, tutto qua. Qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Nel lettone dei miei. E tu, Giulia? Nella sala macchine di un traghetto, in una cella frigorifera. Ah, allo stadio, durante il concerto di Vasco. Amore. Ma sto scherzando! Ti pare che vado a vedere Vasco? Senta, oli lubrificanti? No. Per lui? No. Per lei? No. Per la famiglia, amici? Questo è l'afrodisiaco naturale più potente al mondo. Feromoni di orango tango maschio. Non ne abusare. No cane, è orango! Ed ora amici, entriamo nella parte più calda della serata. Sai, quando avevo la tua età anch'io ero innamorato della mia migliore amica. Tu a me non hai mai guardato nelle occhi. Ragazzi, lo avete mai visto un film porno? Non si finisce mai di imparare, eh?